tavolo, sempre più piena qui. Un momento straordinario, la presentazione delle maglie della Lazio, non poteva mancare anche il direttore di Forzing, Massimo Esposito, ben trovato Massimo. Buonasera Max, sempre allora, Forza Lazio. Sempre Forza Lazio Massimo, insomma ho detto una notte da laziali. Eh sì, è una bella serata, dai, il tempo poi, il clima è spettacolare, insomma non fa nemmeno tanto caldo. E salutiamo gli amici intanto che vediamo, e oggi ce ne sono tanti qua. Sono arrivate le prime operazioni, no? In casa biancoceleste, quella di Marcos Antonio, di Cancellieri, ma la Lazio aspetta i difensori in particolare. Sì, soprattutto i portieri, perché in questo momento non ce n'è nemmeno uno, visto che Rena oggi ha salutato tutti alla Pedeia. Però insomma arriveranno, perché la società si sta muovendo benissimo, come forse non ha mai fatto nella gestione dello Tito. E noi stasera che siamo qui aspettiamo anche una sorpresina magari, no? Quello che ha detto pure la nostra madrina d'eccezione Anna Falchi, ci dovrebbe essere anche dalla società, insomma ce l'hanno promesso che c'è una sorpresa. Domani si parte per il ritiro di Oronzo. Domani si parte. Serve il portiere. Sì, anche se ci saranno tre portieri lì, eh? C'è Adamonis, Salia e Furlanetto. Certo sono tre giovani, insomma ci vuole almeno un portiere di provata esperienza. Campagna abbonamenti. È arrivato Massimo. Il presidente, vedo. Ecco il presidente, ecco, Claudio Lotito, è arrivato. Lotito. È arrivato il presidente. Insomma, campagna abbonamenti è partita oltre 5.000. Sì, sì, campagna abbonamenti siamo a 5.000 tessere settimanali. Io penso che l'obiettivo deve essere 20.000, non credo che la Lazio ne farà di più, ma comunque è un buon obiettivo. Andiamo a vivere questa notte da laziali. Forza Lazio. Grazie, sempre. Direttore.